Vorrei invitarvi in questo momento di riflessione a fare come un itinerario circolare a livello mentale, e cioè a partire dalla realtà di questo tempio di cui celebriamo la dedicazione, così suggestivamente illuminato, per poi fare un percorso, aiutati dalla parola di Dio, ma poi ritornare a questa chiesa, a questo duomo dedicato al Signore, dedicato proprio nel giorno che oggi ricordiamo, in questo anniversario. Ecco, partiamo anzitutto dal Tempio. La festa di oggi è la festa non tanto di una parrocchia, di una comunità, ma è la festa di una realtà concreta, fatta appunto di marmi, fatta di pietre, fatta così di legno, di tanto materiale, costruita secondo un certo disegno che comunque ha un suo significato. Certo, sappiamo molto bene, il nostro Duomo ha avuto diverse vicende anche molto drammatiche, si sta ancora restaurando, ci sono tanti, ma comunque ha una sua concretezza molto chiara, molto visibile, anche il suo campanile, anche le sue campane. Ma cosa ci dice la parola di Dio? In un certo senso va sulla linea di relativizzare questa realtà, relativizzarla perché anzitutto Salomone, la prima lettura, proprio consacrando il tempio al Signore, esprime tutta la sua meraviglia perché vede non tanto il tempio quanto la presenza del Signore. Il tempio è importante in quanto è presenza del Signore. Questo Signore che è il Dio dei cieli, è il Dio che è al di sopra dei cieli dei cieli, nessuna realtà può contenerlo, eppure scende in quel tempio. C'è una sua presenza in quel tempio. E quindi c'è una meraviglia, un ringraziamento, una lode che nasce nel cuore di Salomone di fronte a questo fatto meraviglioso. Non è tanto un dono che gli uomini fanno a Dio costruendo un tempio, ma il dono è suo, di essere presente nel tempio. E pensate come questa meraviglia di Salomone deve diventare ancora più grande, e lo sarà, ormai ci stiamo avvicinando, cominceremo l'Avvento nel Natale, nella meraviglia di dire che questo Dio che neppure i cieli possono contenere, non solo entra in un tempio, ma entra in un uomo, si fa carne, come la nostra carne, si fa persona come noi. Appunto, la meraviglia, lo stupore che Dio ha un nome umano, nasce in un certo periodo della storia, nasce in una famiglia, cresce in un paese sperduto, Nazareth, sa lavorare, condivide con noi i giorni tristi o anche i giorni lieti, le feste, i momenti di lutto, di fatica, le malattie, diventa il Salvatore, diventa colui che appunto è il Cristo che al di là di ogni nostro pensiero, è il Figlio di Dio, in cui tutto è stato creato, ci veniva ricordato domenica scorsa nella seconda lettura, eppure diventa uomo. Diventa uomo. È contenuto, il Figlio di Dio, se così si può esprimere, ma non è un contenitore, è una persona, nella nostra realtà, ai nostri pensieri, i nostri sguardi, il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre passioni, i nostri sogni. E il Vangelo continua ancora di più, spostando l'attenzione dalla presenza di Dio, che appunto per noi cristiani diventa poi la presenza del Figlio di Dio che si fa carne. Ecco, Gesù stesso a questo punto relativizza ancora di più il Tempio di fronte alla domanda della Samaritana e parla di adorazione in spirito e verità, in riferimento allo spirito. Diventa che non è tanto lo spiritualismo, lo sappiamo bene, ma il fatto che la presenza di Dio nel nostro cuore è attraverso lo Spirito Santo. È lo Spirito che noi figli di uomini diventiamo figli di Dio, ci trasforma insieme come comunità nel corpo di Cristo. Quindi vedete come davvero la parola di Dio ci aiuta, partendo dalla concretezza di un tempio, a pensare alla presenza di Dio, a pensare al Figlio di Dio che si è fatto uomo, a pensare al dono dello Spirito che anima ciascuno di noi e la Chiesa nel suo insieme. Ma dicevo all'inizio che volevo proporvi quasi un cerchio, perché è giusto poi tornare alla realtà concreta del nostro Duomo, della nostra Chiesa.
e vederla nella sua importanza. Non so se avete mai riflettuto su alcune cose semplici, le ripetiamo sempre, per cui magari le si perde di vista. La prima cosa che fa il sacerdote quando arriva all'altare, dopo la genuflessione, bacia l'altare. Se non ci pensa, dice, ma è una cosa un po' strana, baciare un sasso, no, in fondo, una pietra o un legno o qualcosa del genere. Perché lo bacia? E perché dopo il diacono, il prete che legge il Vangelo, bacia il Vangelo? Anche qui un altro segno molto importante. Ecco perché, e dobbiamo riscoprire, il Vaticano II ci dice che proprio nella liturgia, proprio nella concretezza fisica della realtà in cui ci troviamo, c'è una presenza di Cristo. L'altare è baciato perché è il segno del Cristo. E la parola di Dio, il lezionario, è baciato perché appunto nella parola c'è la presenza di Cristo. E sempre il Concilio ci dice c'è la presenza poi nel celebrante. Certo, ogni celebrante è un uomo indegno, peccatore, lo sappiamo tutti, lo dice anche il Papa di se stesso, ma in quel momento dà la voce a Cristo quando dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E poi c'è la presenza di Dio nel popolo di Dio. È il popolo di Dio, quindi vuol dire che c'è Dio nella comunità che sta celebrando. Ecco, noi giustamente abbiamo molta attenzione alla presenza eucaristica, no? Il corpo e il sangue di Cristo, il pane e il vino che diventano realmente il corpo e il sangue di Cristo. Ma non dobbiamo dimenticare tutti questi altri segni di presenza del Signore e dobbiamo rivalutarli. Lo stesso edificio è segno del corpo di Cristo che è la Chiesa con la C minuscola che diventa segno della Chiesa con la C maiuscola. Ecco, dobbiamo rivalutare questi segni, come anche il battistero è segno della presenza dello Spirito, che con l'acqua e lo Spirito ci trasforma da uomini, donne, semplici creature, in figli e figlie di Dio. Ecco allora che siamo tornati alla concretezza della Chiesa, alla concretezza dell'edificio e dei vari elementi dell'edificio, che dobbiamo imparare un po' a rivalutarli e che l'abitudine non ci faccia perdere questa attenzione, ma ci faccia ricordare che l'altare è comunque segno del Cristo, va baciato per quello. L'ambone, il lezionario, è segno della parola di Dio. Noi siamo segno della presenza, siamo realmente presenza di Cristo. Il prete che sta celebrando è in persona Cristi. Il battistero, ma la stessa parola di Dio, è presenza dello Spirito. E tutto questo è una cosa molto bella di cui ringraziare il Signore, ringraziando il Signore stasera in particolare per il nostro Duomo e naturalmente ricordando tutte le persone che negli anni, nei secoli, l'hanno costruito, l'hanno abbellito, soprattutto le persone, le comunità che qui hanno celebrato, hanno pregato e che pur con i loro limiti, perché nessuno di noi è perfetto, hanno saputo però trasmetterci il grande dono della fede. E questa è la giusta riconoscenza che dobbiamo avere verso tutti coloro che ci hanno preceduto e sentirci anche noi nel nostro piccolo responsabili di trasmettere non soltanto a parole ma anzitutto con la celebrazione dell'Eucaristia, la celebrazione dei sacramenti, l'ascolto della parola, la proclamazione della parola, trasmettere a chi verrà dopo di noi il dono grande della fede.